Lei è giusto che il Presidente del Consiglio vada a riferire in aula su questa vicenda? Guardi, io penso che le commissioni parlamentari, gli organi parlamentari, ovviamente essendo espressione anche di un ordinamento democratico, e quindi se c'è questa necessità è giusto che si vada a riferire, ma insomma io in linea generale penso di sì, proprio perché io sono rispettosa di quelle che sono le commissioni parlamentari, che rappresentano, diciamo, un qualcosa per cui anche il governo ne deve tener conto, perché è l'espressione anche di quello che noi facciamo ed è giusto. In questo caso specifico davvero non saprei che dirle, perché l'ho letto sul giornale. In 20 giorni mi sembra un po' difficile riuscire a drizzare le situazioni, perché sono da 20 giorni là. Vabbè. È tutto un work in progress che poi potremmo dire di aver raggiunto un risultato laddove più stati, non soltanto noi quattro, ma se arriviamo a un numero tale che ci può garantire, diciamo, una gestione complessiva del fenomeno anche a livello di altri stati europei. Io non mi prendo alcun tipo di merito per quanto riguarda la questione di Malta, dove sicuramente è un'attività, diciamo, difficile che abbiamo messa in campo, e quindi vedremo come va. Però ritengo anche che bisogna avere un poco di guardare il problema nel suo complesso, e non credo io che in 20 giorni si è creato un disastro per colpa del ministro Lamorgese. Mi sembra abbastanza difficile, non, insomma, il problema è più complesso.